È stata davvero una grandissima esperienza perché innanzitutto puoi immaginare soltanto il tipo di ambiente, no? È davvero estremo, in ambiente quasi artico. Le giornate lunghe 6 ore, le notti lunghe 18. È stato un viaggio in natura più selvaggia. Circa 60 km tra un checkpoint e l'altro, quindi solo due partenza, due checkpoint nel mezzo e l'arrivo. E temperature che nel mezzo della notte sono arrivate a meno 36. È stata davvero un'esperienza straordinaria perché, vabbè, oltre a essere stato fortunato, ho incontrato un branco di tre lupi che mi hanno attraversato il trail ed è stata un'esperienza davvero speciale. Oltretutto, dopo ore e ore e ore che si vedeva il mondo soltanto attraverso la luce frontale, quindi immaginati foreste, laghi ghiacciati. Correre su fiumi congelati e poi venire a contatto con questa natura più selvaggia senza vedere anima viva per decine di chilometri e per ore e ore e ore. A volte sono passate dalle 7, 8, 9 ore tra un checkpoint e l'altro, quindi davvero un qualcosa di straordinario. La gara per me è andata bene, nel senso mi sono riuscito a gestire in modo egregio. E a livello di alimentazione, di nutrizione, di alimentazione e di idratazione, però purtroppo, come puoi immaginare, il fattore freddo ha giocato un grande ruolo. È stata una cosa brutale perché, appunto, a livello fisiologico il corpo non funzionava come in altre situazioni, come in situazioni, diciamo, normali. Però è proprio quell'estremità che secondo me ha un fascino esagerato. Il trail è stato diciamo piuttosto lento perché nei 2 giorni prima della competizione ha nevicato, quindi ogni passo sprofondava, la slitta era abbastanza pesante da trainare. In altre situazioni sarebbe stato un pochettino più semplice perché ovviamente sul ghiaccio si rimbalza e si rimbalza meglio e poi la slitta scivola più facilmente, però è andata bene. Per dirti il livello di difficoltà, io addirittura sono arrivato a più di mezz'ora di vantaggio dal primo concorrente della mountain bike in bicicletta. Quindi questo per dirti il livello di difficoltà del terreno proprio. Purtroppo, diciamo, dico purtroppo perché ho fatto una preparazione molto specifica, preparata molto bene, ho impegnato diversi mesi dopo, diciamo, la delusione del Monte Bianco per rifarmi e per tornare di nuovo, diciamo, alla carica. Però purtroppo ho mancato il record della gara per solo 8 minuti. Sono sempre comunque soddisfatissimo e davvero grato di aver avuto l'occasione di poter vivere un'avventura così incredibile, davvero un'esperienza, l'esperienza di una vita e un qualcosa che spero di avere l'occasione di rifare, nonostante sia stata un'esperienza davvero brutale. Saluto tutti quelli che ci stanno guardando e a presto.